le note dell'inno di Mamili, la voce inconfondibile ed emozionante di Albano Carrisi. Si è aperta così, accompagnata dall'esposizione della bandiera tricolore a cura dei Vigili del Fuoco, la cerimonia celebrativa della Festa della Repubblica, ospitata stamattina nella prefettura di Barletta. Un momento preceduto dal conferimento delle medaglie d'onore a 5 cittadini della provincia Bat, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti, e dalla deposizione di 2 corone al monumento di Piazza Caduti. Sono trascorsi 75 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 che sancì la nascita della Repubblica. L'Italia si lasciò alle spalle il ventennio fascista e gli orrori della guerra. Una festa, ricorda il prefetto Valiante, riprendendo le parole del capo dello Stato Mattarella, che deve rafforzare l'impegno collettivo per il rilancio e la rinascita del paese dopo un anno e mezzo di pandemia. La giornata per noi importantissima, la festa della Repubblica, la festa delle istituzioni, che ho voluto chiamare, seppur in forma ristretta, considerata ancora la particolarità del momento, anche se stiamo sostanzialmente uscendo fuori da questo difficile e complicato momento. E ho voluto con me soprattutto i rappresentanti delle istituzioni con i quali ho condiviso sostanzialmente questo impegno, tensioni e soprattutto tutte le problematiche che attengono all'emergenza sanitaria, sociale ed economica. Durante la cerimonia ha avuto luogo la consegna di 7 onorificenze al merito della Repubblica Italiana ad altrettanti cittadini del territorio particolarmente distintisi durante l'emergenza sanitaria per meriti professionali, culturali e sociali. Le risorse europee del Recovery Fund, sottolinea il prefetto Valiante, potranno aiutare anche il nostro territorio ad uscire dalla crisi determinata dalla pandemia. Cercheremo di, così, insieme alle istituzioni e agli altri rappresentanti, di iniettare fiducia per il futuro e soprattutto la consapevolezza dell'opportunità che abbiamo con queste poderose risorse che vengono messe a disposizione anche di questo territorio. Quindi momento importante, così come diceva lei, tra l'altro, che è stato impreziosito dalla presenza di una bandiera della nostra Italia a livello internazionale, che ha sempre rafforzato questo prestigio della musica e della canzone italiana e della nostra identità nazionale all'estero.